Cari amici e cari amiche, buonasera, benvenuti a questa seconda catechesi del tempo di Quaresima sul Credo, sul simbolo degli Apostoli. La volta scorsa ci siamo fermati proprio sulle prime parole, essenziali parole, io credo. Stasera facciamo un passo in avanti. Noi diciamo nel credo, io credo in Dio, poi Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e della Terra. Ma fermiamoci in questa catechesi su queste altre parole, io credo in Dio. E pongo subito una domanda, me e a voi, si può arrivare a Dio attraverso la ragione, attraverso l'esperienza umana, prima della rivelazione cristiana, prima di vedere quello che Dio ci ha detto di se stesso, comunicando se stesso nella rivelazione giudeo-cristiana, ci chiediamo, l'uomo con la sua ragione, con la sua esperienza, può arrivare a riconoscere l'esistenza di un Dio? La fede cattolica dice sì. L'uomo può arrivare a Dio con l'esperienza, con la riflessione, attraverso la via della ragione, attraverso la via della bellezza. Sono tante le vie per arrivare a Dio. Il Catechismo della Chiesa Cattolica lo dice con delle tre parole latine molto belle. Homo capax Dei. L'uomo è capace di Dio, è capace. Certo, non si tratta di prove che dimostrano l'esistenza di Dio. Non dobbiamo parlare di prove. Dio non è alla stregua di un teorema matematico che si dimostra. Dio non è un'evidenza. Se fosse un'evidenza, come che so io, le cose che vediamo, tocchiamo, non parleremo più di fede, non staremo più a parlare, non diremo io credo, dovremmo dire io so. Come un teorema matematico, 2 più 2 fa 4. Invece noi diciamo io credo, cioè facciamo un atto di fiducia, ci affidiamo. Quindi non si tratta di prove, non parliamo di prove di esistenza di Dio, però dei segni. Certamente ci sono dei segni attraverso i quali nella nostra vita, nell'esperienza umana, noi possiamo arrivare a Dio. Il grande Agostino, che citerò spesso in questa catechesi, lo dissi già la volta scorsa, ricordate, Agostino dice: se tu comprendessi Dio, allora due sarebbero le cose. O tu sei Dio, che riesci a comprendere Dio, quindi sei anche tu Dio. Oppure Dio non è più Dio, cioè non è più una realtà al di sopra di te, al di sopra di noi. Ma detto questo, andiamo in concreto. Quali sono queste possibili vie? Le vie, usiamo la parola vie, non prove, le vie, i segni che nella nostra vita noi possiamo interpretare, che ci indicano, ci fanno ragionare, dire che Dio c'è, un Dio esiste. E qui ancora una volta il grande Agostino, che porta due vie in particolare, il mondo e l'uomo, la natura dell'uomo. Andiamo con ordine. Il mondo, Agostino dice così, dice: interroga la bellezza della terra e del mare, dell'aria, interroga la bellezza del cielo, interroga tutte queste realtà, insomma le creature. Il cielo, la terra, il mare. Immaginiamo di stare per un attimo, immagino durante le pause
estive di stare davanti alla distesa del mare in una giornata splendida, di fronte alla bellezza delle creature. Interroga tutte queste realtà ed esse ti risponderanno, dice Agostino. Tu guardaci pure, osserva come siamo belle. La loro bellezza è come un loro inno di lode. Ma queste creature, così belle, ma mutevoli, chi le ha fatte se non uno che è la bellezza assoluta? Dobbiamo recuperare, cari amici e cari amiche, la bellezza della contemplazione, contemplare la creazione, la sua bellezza, la sua struttura, capire i meccanismi del mondo, della natura, della creazione. Dobbiamo essere grati agli scienziati, penso a quelle belle trasmissioni che hanno fatto la storia, per esempio, di Piero Angela, che ha cercato di tradurre in maniera semplice per il grande pubblico quelle che sono state le grandi conquiste della scienza. Non pensiamo subito alla scienza come contro la fede, non pensiamo subito agli scienziati come tutti atei, agnostici. Non è così. La scienza fa un grande servizio alla fede perché ci fa conoscere i meccanismi. Il mondo non è un magma informe. Più lo conosciamo, più ne scopriamo i meravigliosi meccanismi, più vediamo che c'è un disegno, vediamo che c'è un'intelligenza creatrice, più approfondiamo i meccanismi della natura del mondo. Pensate solo a un aspetto, per esempio al corpo umano, all'organismo, al nostro corpo umano, che è così perfetto, preciso, e certamente indica appunto un disegno, una regia, una intelligenza creatrice. Quindi una prima via conduce alla scoperta di Dio contemplando la creazione, il mondo, l'uomo, e cioè i meccanismi e la bellezza. Sempre più ormai stiamo prendendo coscienza che una via molto interessante per giungere a Dio non è semplicemente la ragione, la riflessione, il pensiero umano, anche se oggi la ragione è sempre in crisi, il pensiero è sempre in crisi, ma la via della bellezza. Gli antichi la chiamavano in latino la via pulcritudinis, la via della bellezza. La bellezza certamente, beati quelli che sanno vedere le cose belle, il brutto è l'antitesi della bellezza. Ma c'è una seconda via, dice Agostino, e cioè entrare dentro l'uomo. Agostino dice che Dio è più intimo a me di me stesso. Perciò lui formula l'invito che io do a voi stasera: non andare fuori di te, rientra in te stesso, nell'uomo interiore abita la verità, in interiore homine habitat veritas. Non andare fuori di te, dice Agostino, non c'è bisogno di guardare, rientra in te stesso, nella tua coscienza, nel tuo intimo, nel tuo cuore. La verità sta lì, nel tuo cuore, in te stesso. Questo è un altro aspetto che rischiamo di smarrire in un mondo rumoroso, dispersivo come quello in cui viviamo. La capacità di fermarci, è ottimo il tempo di Quaresima per fare questo, e di guardare in profondità in noi stessi. E cosa scorgiamo in noi stessi? Cosa vediamo in noi stessi? Noi vediamo una sete di vita, di felicità, una sete di infinito che ci portiamo dentro e che ci spinge ad andare oltre e rinvia a qualcuno che la possa colmare. Il Catechismo della Chiesa Cattolica afferma così: con la sua apertura alla verità e alla bellezza,
con il suo senso del bene morale, con la sua libertà, la libertà è il grande segno di questo che sto dicendo, e con la voce della coscienza, ma soprattutto con la sua sede di felicità, di vita, di infinito, l'uomo si interroga sull'esistenza di Dio. Lo stesso grande Agostino, voi sapete, ed è questa la frase di questa catechesi di stasera, molto importante, ricordatela sempre, Agostino dice: ci hai fatti per te, o Signore, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Ci hai fatti per te, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Leggiamo un attimo, vorrei fermarmi un attimo su questo desiderio di vita che ci portiamo appresso, di infinito, di felicità. Ognuno di noi cerca la felicità, cerca la vita, non siamo fatti per la morte. La morte ci ripugna, purtroppo ci abituiamo alla morte, ci facciamo l'abitudine, ma in fondo in noi stessi noi ripugniamo. Lo stesso pensiero, solo il pensiero della morte. Fateci caso, anche quando vogliamo raggiungere un obiettivo, quando ci prefiggiamo un progetto, anche se qualche volta, non sempre, riusciamo a realizzarlo, a raggiungerlo, però subito dopo siamo insoddisfatti. Come quando aspettiamo una data, un giorno, un evento, viviamo in attesa, proiettati verso questa data, questo giorno, ma quando arriva poi il giorno dopo siamo insoddisfatti. Perché questa insoddisfazione? Dice Agostino due sole cose. O siamo fatti male. Se c'è qualcuno che ci ha fatti male. Anzi, è anche cinico, beffardo, questo ingegnere che ha fatto l'universo e l'uomo. Ci ha messo dentro, pensateci bene, ci ha messo dentro una sete di infinito, una sete di bene, una sete di vita, una sede di felicità destinata a non essere mai soddisfatta, mai appagata. Allora questo è proprio un cattivone, questo ingegnere, che si è divertito nel fare le creature, nel fare l'uomo, mettendo dentro dell'uomo una sete che non è mai destinata a essere soddisfatta. Allora, o chi ci ha fatti male, oppure, evidentemente, ecco la seconda, l'ipotesi B, il lato B, ecco, della questione, oppure, probabilmente, questa sete che ci portiamo appresso è una scintilla del creatore, è un segno che noi siamo destinati a questa vita, a questa felicità, a questo infinito, e non saremo mai appagati del tutto fino a quando non riposeremo in te. Ci hai fatti per te, o Signore, e il nostro cuore è inquieto, inquieto. Molto bella questa parola, l'inquietudine umana. Beati gli inquieti, maledetti i soddisfatti, i cinici, i beffardi, gli indifferenti, gli inquieti sono destinati, anche se nella vita ordinaria non trovano, diciamo, appagamento alla loro inquietudine, ma questa inquietudine li porta a proiettarsi verso un destino altro. Come dice Blaise Pascal, l'uomo è grande, l'uomo sorpassa infinitamente l'uomo. L'uomo sorpassa infinitamente l'uomo. Perché l'uomo si fa le domande, perché l'uomo soffre. È l'unica creatura rispetto agli animali, l'uomo, per esempio, che sa di morire, sa di soffrire. L'animale, pure se soffre, non si rende conto. E non sa neanche di morire, non ragiona. La grandezza dell'uomo è una canna sbattuta dal vento,
dice Pascal, molto bello. L'uomo è una canna sbattuta dal vento, ma è una canna pensante. È una canna pensante. Il grande filosofo, uno dei più grandi filosofi dell'epoca moderna, chi studia filosofia a scuola e licei, si deve imbattere in questo filosofo un po' tosto. Difatti è uno dei temi di filosofia più difficili, il filosofo Kant, Immanuel Kant dell'Ottocento. E Kant si fece mettere sulla sua tomba questo epitaffio, molto bello. Il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me. Ecco, i due segni, potremmo dire, secondo Kant, era un agnostico, non era profondamente credente, però lui individua in questi due segni le due vie che possono condurre all'esistenza di Dio. Ripeto, il cielo stellato sopra di me e la coscienza morale dentro di me. Il cielo stellato lo comprendiamo, ma questa coscienza morale oggi si sta affievolendo. Potremmo tradurre così: il fatto che io voglio fare il bene, dice San Paolo, ma non lo faccio. Capisco il bene e vorrei fare il bene, ma non lo compio. Però capisco che c'è un bene e c'è un male, anche se poi non lo compio. Il cielo stellato sopra di me, la coscienza morale dentro di me. Ma appena ho detto questo, devo subito, per onestà intellettuale, dire anche il contrario di quello che io ho affermato. Io ho detto ci sono delle vie della natura, la bellezza, la contemplazione del creato, c'è l'uomo che è inquieto, che porta dentro di sé questa sete di felicità all'infinito, e questo può condurre a riconoscere che c'è qualcuno, un Dio, chiamiamolo Dio. Però devo dire anche il contrario. Come ci sono motivi che ci portano all'esistenza di Dio, i segni, ci sono, ahimè, purtroppo, nella vita, tanti altri segni che ci spingerebbero a non credere, a pensare che un Dio non c'è, o se c'è, è lontano, indifferente alle sorti degli uomini, o addirittura un Dio cattivo. Pensate per esempio al grande segno che produce l'ateismo, produce la lontananza dell'uomo da Dio. Qual è questo grande segno? È la sofferenza, il dolore e soprattutto la sofferenza degli innocenti. Pensate alla sofferenza dei bambini. Un bambino colpito da cancro, un bambino oppresso, ucciso, la sofferenza degli innocenti è il grande scandalo, sempre, che produce l'ateo, produce chi non ci crede. Quindi, direi così per concludere questa prima parte, c'è tanta luce nel mondo per poter credere in un Dio, ma c'è anche tanta tenebra, tanta oscurità che conduce a non credere. Perciò la fede è scelta, scelta. Se non fosse scelta, tra bene e male, tra luce e tenebre, sarebbe un'evidenza, ho detto prima, un teorema matematico, non sarebbe più fede. E allora ecco perché, sì, noi pensiamo a queste vie che portano a credere che c'è un Dio, ma dobbiamo andare oltre. E qui facciamo il passo decisivo, cioè dobbiamo dire apriamoci alla rivelazione, a un Dio che si è fatto conoscere. L'uomo è capace di Dio, detto prima, può arrivare a Dio, ma non del tutto. La ragione ci arriva, ma poi si ferma. A un certo punto si ferma, deve riconoscere che oltre non può andare. E questa è la grandezza e
la debolezza della ragione dell'uomo, la sua grandezza, ma anche il suo limite. Riconoscere questo limite è degno della creatura umana. Quando l'uomo pensa di arrivare a tutto, gli onnipotenti, i grandi, i padri eterni, evidentemente dovranno poi prima o poi scontrarsi con la debolezza e il limite della ragione, della natura umana. E allora facciamo questo secondo passo in questa catechesi. Io credo in Dio, ma non ho detto tutto. E chi è questo Dio? Dove sta? Quando io dico io credo in Dio, non ho detto ancora nulla di preciso. Chi è questo Dio in cui io dico di credere? È un qualcosa, è un qualcuno, cioè è una verità astratta, è un concetto, è un'idea, o è una persona? Guardate che questo è molto importante. Diciamolo subito, noi crediamo in un Dio persona, Padre, Figlio e Spirito Santo. Non è un concetto, non è una verità astratta, non è un'idea. E questo Dio in cui tu dici di credere sta in cielo, vive con noi, è amico dell'uomo o nemico dell'uomo, è distinto dal mondo o invece si confonde con il mondo. Voi sapete, è una delle grandi differenze tra il pensiero cristiano, biblico e per esempio le vie orientali di salvezza. Penso in questo momento soprattutto al buddismo, Dio sta nel mondo e si confonde con il mondo, sta nella pietra, sta nel fiume, sta nella natura. La concezione del Dio cristiano non è d'accordo su questa posizione, pur dicendo che Dio ha creato il mondo, nelle creature e così via, ma lui è anche altro, è fuori dal mondo, sta al di sopra del mondo. Allora la domanda che ci facciamo stasera, e vi invito a fare questa verifica, siamo in Quaresima: quale idea di Dio tu hai? Quale immagine di Dio? Se dovessi descrivere Dio per te, chi è? Come la pensa? Come agisce? Come lo vedi tu Dio? Guardate che questo è molto importante, perché c'è un rapporto strettissimo tra come tu vedi Dio e come vedi il mondo, come vedi gli uomini, come vedi gli altri, come ti rapporti con gli altri. Dimmi in quale Dio tu credi e io ti dirò chi sei e come ti relazioni con gli altri. Se vedi un Dio che, facciamo l'esempio, ecco, la parabola del fariseo e del pubblicano è una parabola che cade a pennello. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo, l'altro era pubblicano. Il fariseo si mette dritto in piedi davanti a tutti e dice: oh Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini. Io pago le decime, io faccio digiuno due volte alla settimana, eccetera, eccetera. Ecco, qual è l'immagine di Dio che c'ha questo fariseo? Questa immagine di Dio contro cui Gesù combatte. È un'immagine di un Dio commerciante, un Dio al quale dare delle cose. E il fariseo ragiona così: caro Padre Eterno, caro Dio, io vedi che ti faccio tutte queste cose e tu mi devi salvare, mi spetta la salvezza, è un mio merito. È una mia conquista. Capite quale immagine, quale caricatura di Dio è questa? È una falsa immagine di Dio. Il pubblicano in fondo alla sinagoga non alza nemmeno gli occhi e dice: oh Dio, abbi pietà di me, peccatore. Ecco le due immagini di Dio. E Gesù dice che il pubblicano è giustificato, ma il fariseo no. Allora fermiamoci un attimo sulle false immagini di Dio. Ci stanno tante false.
che noi ci portiamo dentro, cari amici, pure io, nessuno di noi è esente, è del tutto esente da queste false immagini di Dio. Perciò ogni anno la Chiesa, nella sua pedagogia, nella sua saggezza di madre, di maestra, dice: ogni anno purifica la tua immagine di Dio, perché ti sei formato in quest'anno una immagine sbagliata di Dio. Ritorna alla vera immagine di Dio. Ritorna. È uno dei verbi della Quaresima. Si apre proprio così il mercoledì delle ceneri con il profeta Gioele l'altra settimana. Tornate a me con tutto il cuore. Ritorna, ritorna. E allora, le false immagini di Dio, e qui vorrei almeno accennarne a due o tre che in mezzo a noi sono molto diffuse. La prima immagine falsa, sbagliata di Dio, il grande Bonhoeffer, questo teologo luterano, morto martire del nazismo, attualissimo, Dietrich Bonhoeffer, parla di un Dio tappabuchi. Cosa vuol dire il Dio tappabuchi? Si capisce dalle immagini. Il Dio tappabuchi che arriva laddove l'uomo non ce la fa più. Cioè, l'uomo parte dal bisogno, dal suo bisogno, e questo Dio tappa i buchi dell'uomo, interviene. È in fondo l'immagine del Dio mago. Alzi la mano. Tra noi, chi non vorrebbe, soprattutto in certi momenti della vita, quando sperimenta la solitudine, il bisogno, la fatica, la disillusione, la malattia, la morte. Chi di noi non vorrebbe un Dio mago? Cioè un Deus ex machina, lo chiamavano gli antichi, che interviene con la bacchetta magica per toglierti dai guai. Il Dio mago. Questo lo chiamiamo Dio, ma è una falsa immagine di Dio. O per esempio, più interno, discorso nostro interno, nella predicazione di tanti preti e vescovi nei secoli passati, ma ancora oggi c'è qualcuno che ancora imperterrito continua su questa predicazione, su questa catechesi, che è un Dio che proibisce, che punisce, che manda i castighi. Il Signore mi ha mandato sta croce, queste croci, ma che le manda il Signore? Ma che è uno che si alza al mattino e dice: vediamo a chi dobbiamo cogliere oggi. Un Dio che manda le croci. O un Dio, ripeto, giudice, inesorabile, che misura con il lanternino. Tu hai fatto questo e ti meriti questo. Tu hai fatto quest'altro e ti meriti quest'altro. Gesù, diciamolo subito, è venuto a combattere queste false immagini di Dio. Perciò viene mandato in croce. Gesù viene mandato in croce per motivi religiosi, poi anche politici, come sappiamo, ma soprattutto religiosi, perché le autorità giudaiche non si riconoscono nel Dio predicato da Gesù, nella nuova, che poi non è nuova, è più interiore, vera immagine di Dio predicata da Gesù. O il Dio che proibisce: non si fa questo, non si fa quest'altro. È vero che i comandamenti per lo più sono costruiti così, con una proibizione: non avrai, non nominare, non uccidere, non dire, non una serie di divieti. I comandamenti sono una serie di divieti. Bisognerà poi capire dietro questo non cosa c'è. C'è grande sì, ma noi facciamo fatica nella catechesi a mettere in evidenza i sì. E la Chiesa molte volte, soprattutto in materia di morale sessuale, matrimoniale, eccetera, eccetera, appare più la Chiesa dei no, senza far capire cosa c'è dietro quei no. Perché no? Perché c'è un grande sì, ma questo non ci riguarda in questa catechesi. Un Dio che proibisce,
Io cito sempre, l'ho detto più volte, ma mi è rimasto impresso quando ero parroco e facevo catechesi, io qualche volta ai bambini, e un bambino si alzò e mi disse: padre, ma possibile che tutto quello che piace a me non piace a Gesù? Tutto quello che a me piace, a lui me lo proibisce, non piace. Ecco, un Dio che proibisce, soltanto proibisce. Queste false immagini di Dio, queste ed altre, danno origine all'ateismo. Come nasce l'ateo? Quando rifiuta Dio. Ma ci sarebbe da credere, attenzione, chiediamoci, qual è l'immagine di Dio che l'ateo rifiuta? È il vero Dio? La vera immagine di Dio? O invece l'ateo dice no a delle immagini di Dio che lui percepisce, che lui ha ricevuto dalla tradizione, dal modo di vivere anche di noi cristiani e che lui non accetta? Ha scritto un autore, a me piace molto, sentite come dice: il Dio in cui tanti atei non credono è lo stesso Dio in cui non credo neppure io. Io lo dico spesso, quante volte di qualcuno nei primi tempi rimaneva un po' così turbato, io dico, io sono ateo di certe immagini di Dio anche correnti, che sono diffuse anche tra noi religiosi cristiani. Io sono ateo di quel Dio falso, di quella falsa immagine di Dio. Ecco perché, ripeto ancora una volta, la Quaresima è il tempo propizio per, dice San Paolo, convertirsi dagli idoli al Dio vivente. Convertirsi dagli idoli al Dio vivente. Gli idoli sono le false immagini di Dio. Convertirsi dalle false immagini di Dio al Dio vivente. E soprattutto queste false immagini di Dio sono quelle che noi ci creiamo. Cari amici, diciamo la verità. In fondo, ognuno si forma la sua immagine a partire da sé, dai suoi bisogni, dalle sue attese. Ci creiamo un Dio a nostra immagine e somiglianza. Un bel libro uscito l'anno scorso porta questo titolo: un Dio a modo mio. Ecco, un Dio a modo mio. Qual è l'errore di partenza di questa costruzione? È il fatto che io parto da me. Il punto di partenza sono io, i miei bisogni, le mie attese, soprattutto quando sperimento la malattia e la morte. Allora ricorro a un Dio che è la proiezione dei miei bisogni. Attenzione a sta parola, scusate questo linguaggio un po' più tecnico, ma dobbiamo stare attenti, E questo Dio diventa la proiezione dei miei bisogni. Io proietto le mie attese, i miei bisogni verso questa realtà che chiamo Dio. Ecco, ma Dio non è così. Non ho tempo. Veramente ci sarebbe da ripercorrere tutto il Vangelo e far vedere come continuamente Gesù, ed è interessante, una bella via questa da percorrere, molto interessante. Tu pensi che Dio sia così, ma Dio non è così. Tu pensi che Dio la pensi così, ma Dio non la pensa come tu pensi che lui pensa, scusate la ripetizione di parole. È tutto il contrario. Scoprire Dio, diceva Lutero, è contrario, cioè a partire dalla posizione contraria. È quello che dice Isaia. Le mie vie, dice il Signore, non sono le vostre vie, i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Quanto dista il cielo dalla terra, così distano i miei pensieri dai vostri pensieri. Se tu parti da te stesso, dai tuoi bisogni,
dalle tue attese ti costruirai sempre un Dio a tua immagine e somiglianza. E guardate bene, questo Dio che io mi costruisco sarà sempre un Dio che mi applaude, che mi conferma nelle mie idee, che mi dà ragione. Un Dio in fondo a mio uso e consumo. Un Dio che mi appoggia nel sostegno delle mie scelte. Ma leggete la scrittura, leggete soprattutto i profeti, leggete Gesù nel Vangelo, Dio è sempre colui che mi contesta. Mi contesta. Non è mai d'accordo con me. Io vorrei fare così, io la penso così, ma lui esattamente il contrario. Qualche volta nella direzione spirituale io dico a degli amici, dico sempre così: vuoi sapere la volontà, vuoi fare discernimento, oggi questa parola discernimento rischia di essere anche di moda, vuoi fare discernimento sulla tua vita, vuoi capire, comprendere la volontà di Dio su di te? C'è un metodo infallibile: quello che tu pensi esattamente, Dio la pensa in modo esattamente contrario. Hai capito qual è la volontà di Dio? Parti da te, però devi dire che Dio è tutto il contrario di quello che tu in questa situazione vorresti fare così. Stai sbagliando. Dio la pensa diversamente. È un modo infallibile per arrivare a capire cosa Dio vuole da noi. Ecco. Le false immagini di Dio. In quale Dio? Oggi, ha detto un autore, e io appoggio pienamente, dice così, dice: oggi non è importante sapere se uno crede o non crede in Dio. Non è questa la cosa più importante. La cosa più importante è dire: ma tu in quale Dio credi? Qual è il tuo Dio? Secondo te Dio come? Da dove parti per costruire la tua immagine di Dio? E la risposta per noi è molto chiara: non possiamo partire da noi stessi. Il quarto Vangelo, il Vangelo secondo Giovanni, alla fine della prima pagina, il famoso prologo, in principio era il verbo, cioè alla fine dice un'espressione, non dimenticate mai questa espressione del Vangelo secondo Giovanni, conclude così quella bella pagina: Dio nessuno mai l'ha visto. Gesù, il Figlio, ce lo ha spiegato, ce lo ha rivelato. Se io voglio sapere chi è questo Dio, come la pensa, che cosa dice, come agisce, come sceglie, eccetera, eccetera, devo partire da chi? Da Gesù. Io sono la via, la verità e la vita. Filippo, mostraci il Padre, ci basta. Filippo, io e il Padre siamo una cosa sola. Chi vede me, vede il Padre. Se non parti da Gesù, ogni immagine di Dio che tu ti formi, ti costruisci, è un idolo. È una falsa immagine di Dio che tu ti costruisci per i tuoi interessi. Per un Dio che ti fa comodo. Ecco, devi partire da Gesù. Per arrivare a Dio devi passare attraverso Gesù, la sua vita, la sua parola e soprattutto la sua croce e la sua risurrezione. Nel secolo scorso ci sono stati soprattutto tre grandi autori che hanno fatto cultura, storia, e che hanno messo in atto una spietata critica alla religione e in particolare alla religione cristiana. Ma il Dio da cui partivano è sempre una caricatura di Dio. I tre grandi li chiamano i maestri del sospetto, cioè quelli che hanno inoculato nella cultura del tempo, siamo nell'Ottocento, ma che arriva fino a noi oggi, hanno inoculato il sospetto, perciò li chiamano i maestri del sospetto, il sospetto che il Dio in cui crediamo è una costruzione dell'uomo, è l'uomo che si forma
un suo Dio. Chi sono questi tre maestri del sospetto? Carlo Marx, Freud, il padre della psicanalisi, e Nietzsche, Friedrich Nietzsche, grande filosofo, che proclama la morte di Dio. Dio è morto, noi l'abbiamo ucciso. Marx dice che la religione, ogni religione, la chiama l'oppio, la droga, l'oppio dei popoli, che aliena l'uomo, lo distrae e non fa pensare al migliorare la terra, la giustizia. La religione inganna soprattutto i poveri, perché dice ai poveri: voi adesso soffrite, ma poi nell'aldilà sarete beati. Questa religione è l'oppio dei popoli, addormenta i poveri. Freud, il padre della psicanalisi, poi la psicologia ha fatto tanti sviluppi, ci sono tante scuole psicologiche, però lui è il padre. Tutto è incominciato da questo ebreo tedesco, Sigmund Freud, è il padre della psicanalisi, che appunto ha voluto liberare l'uomo da un Dio autoritario, un padre autoritario che impedisce lo sviluppo dell'uomo. Capite questa critica subdola che mette Dio contro l'uomo? Se l'uomo vuole essere se stesso, maturo, libero, deve negare Dio, deve rinunciare a Dio. Dio è nemico dell'uomo. Ecco, questo è un po' il motivo conduttore che unisce tutti e tre questi maestri del sospetto. E così anche il filosofo Nietzsche. Non entro in merito a questa, perché sarebbe da parlare molto. Diciamo però una cosa, che la critica della religione è servita, e serve, è importante. L'ateismo serve al credente, alla fede, perché l'aiuta a purificare le false immagini di Dio. Il credente deve ricercare il dialogo con l'ateo. L'ateo mille volte meglio che l'indifferente, lo dicevo già la volta scorsa, perché il dialogo con l'ateo, attenzione però, l'ateo onesto, culturalmente onesto, non chi fa l'ateo per professione o per interesse. Nel dialogo, nel confronto, il credente è aiutato a purificare le sue false immagini di Dio. Quante volte ho detto, e ancora oggi, negli anni miei che vanno avanti, io sono sempre grato, soprattutto nei miei anni giovanili, o i primi anni del ministero sacerdotale, sono sempre grato a quegli amici non veri e propri atei, però certamente critici verso la fede, verso la Chiesa, che mi hanno aiutato. E io cercavo il dialogo con loro. Certo, è una relazione mutua, dialogica. Pure l'ateo, ovviamente, viene aiutato nella sua ricerca. Come dice Ratzinger, il futuro Benedetto XVI, l'ateo e il credente si aiutano a vicenda. Perché l'ateo, a contatto col credente, si farà la domanda: ma forse è vero? E il credente, a contatto con l'ateo, si farà la domanda opposta: forse non è vero? Ecco, è in questa dialettica tra fede e incredulità, tra fede e ateismo, si cresce e la fede diventa più matura, la fede diventa più snella, spogliata di tanti artifici che non le appartengono. Allora torniamo alla domanda che ti sono fatto qualche minuto fa: chi è il tuo Dio? Non mi dire se tu credi o non credi, dimmi in quale Dio tu credi. Allora vi darei questo esercizio per casa, se permettete, in questa settimana, in questa meditazione settimanale. Facciamo discernimento: chi è il mio Dio? In quale Dio io credo? E le mie immagini di Dio, la mia immagine di Dio è quella autentica? È quella rivelata da Gesù
o invece è un Dio a modo mio? Ecco perché in Quaresima il confronto permanente con la parola di Dio. E la parola di Dio è la scrittura che distrugge gli idoli. Bella questa espressione. Ho imparato quando studiavo teologia. La fede è destruzio idolorum. La fede è distruzione degli idoli. E sapete qual è il luogo massimo, il luogo top, vertice, in cui la fede distrugge gli idoli? È la croce di Gesù. In Gesù crocifisso cadono tutte le false immagini che l'uomo si può creare di Dio. Vedendo quell'uomo abbandonato, Dio mio, perché mi hai abbandonato, cadono tutte le false immagini di Dio. La professione di fede, e non lo dico io, a me piace molto, ormai gli studiosi dicono che una delle professioni di fede più alte del Vangelo, e quest'anno del Vangelo di Marco, l'anno B, l'ascolteremo nel racconto della Passione, della Domenica delle Palme, la più grande professione di fede è quella del centurione, che sotto la croce, visto che quell'uomo muore in quel modo, vistolo morire in quel modo, così dice il Vangelo alla lettera, vistolo morire in quel modo, disse: davvero quest'uomo è figlio di Dio. Che ha visto il centurione? Lì c'è un condannato alla morte di croce, come tanti, centinaia, li faceva Roma, con i crocifissi. Cosa ha visto il centurione? Cosa ha visto di straordinario? Lì non c'è uno che moltiplichi i pani e i pesci. Lì non c'è uno che risuscita Lazzaro. Cosa ha visto? Cosa vede il centurione per cui il Vangelo di Marco dice: vedendolo morire in quel modo, disse. Vede un uomo morire senza rancore, che perdona i suoi crocifissori, che non bestemmia, ma che si affida. Padre, nelle tue mani affido la mia vita, consegno il mio spirito. Questo non è umano. Morire così non è normale. Qui c'è qualcosa di diverso. Ecco, vistolo morire in quel modo, disse: davvero quest'uomo. La croce di Gesù è la destruzione, idolorum, è la distruzione degli idoli. Perciò non si può ragionare di Dio e non avere l'immagine corretta di Dio se non a partire dalla croce, dal crocifisso e ovviamente dalla risurrezione. Concludiamo allora. Noi non crediamo allora in un Dio qualsiasi. Non diciamo ci addastago a curuna, come dicevo quando io facevo una verifica, quando venivano a chiedere i sacramenti: ma tu ci credi? Sei un uomo di fede? E vado, ci addastago a curuna. Non basta. Questa è una buona religiosità naturale, importante, sempre meglio dell'indifferenza e dell'ateismo, ma non è sufficiente dire: beh, ci deve stare qualcosa, qualcuno. Molti cristiani hanno una vaga idea di Dio che poco o nulla ha a che fare con il Vangelo, con il Dio di Gesù. In quale Dio tu credi? Ricordatelo bene questa frase: nel Dio che si è rivelato in Gesù Cristo. Il Dio che si è rivelato in Gesù Cristo. Il Dio di cui Gesù ha trasmesso la vera immagine. Quello è il mio Dio, in quel Dio io credo. Ma altri sono falsi dei, la Bibbia li chiama appunto idoli, idoli. Ora, il credo incomincia proprio così: io credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra. Ma io mi fermerei qui perché non posso abusare della vostra pazienza, anche perché su questo credo in un solo Dio, credo, non dice semplicemente io credo in Dio, dice, almeno altra formula del simbolo,
Io credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Nella prossima catechesi ci fermeremo a Dio piacendo su queste espressioni. Volevo arrivare subito a Gesù, la seconda parte del credo. Non l'ho detto, ma penso che a tutti sia chiaro che il credo, basta recitarlo, i cristiani dovrebbero saperlo, ha una struttura trinitaria. Il credo non è un cumulo di verità uno dopo l'altro, di principi della fede, degli articoli di fede. C'ha una struttura precisa, è una struttura trinitaria. Io credo in un solo Dio, Padre onnipotente, io credo nel suo Figlio, il Signore Gesù Cristo, crocifisso e risorto, io credo nello Spirito Santo. Poi la Santa Chiesa Cattolica, eccetera, eccetera. Il credo c'ha una struttura, è tripartito, tre parti, ha una struttura trinitaria. Ma su questo punto mi fermerò, a Dio piacendo, la prossima volta, soprattutto quando diremo in un solo Dio. Certo, le nostre catechesi sono limitate nel tempo, sono appena sei, se le contate, fino a Pasqua, e dunque, per esempio, su Gesù non posso fermarmi in tutti i singoli articoli, concepito di Spirito Santo, crocifisso, risorto, ma vedrete, su Gesù invece ho in serbo una sorpresa, perché voglio puntare soprattutto a un aspetto di Gesù, perché quello è il principale aspetto. Però su questo un solo Dio, Padre e Creatore, lo vedremo la prossima volta. Più che una preghiera, vorrei concludere con un invito a fare un discernimento, una verifica in questa settimana e chiederci in quale Dio io credo, quali sono le false immagini di Dio che mi porta appresso e che mi rendono schiavo. E vorrei concludere con questa semplice frase: io credo nel Dio rivelato in Cristo, il Dio che si è rivelato attraverso Gesù. Ricordate Giovanni: Dio nessuno mai l'ha visto, Lui, il Figlio unigenito che è nel seno del Padre, Gesù, Lui ce lo ha rivelato. E dire la parola rivelato in italiano è dire ancora molto poco. Risalendo all'origine greca, l'originale greco, c'è il verbo Gesù exegesato, cioè non semplicemente ce lo ha rivelato, ce lo ha spiegato. Ce lo ha raccontato. Gesù è il racconto di Dio. L'esegesi, che è una parola tecnica, per chi ha studiato la scrittura, sa il significato della parola esegesi, cioè spiegazione. Gesù è la spiegazione di Dio. Lui l'ha spiegato, Lui l'ha raccontato, Lui l'ha narrato. E se vuoi rapportarti correttamente con la vera immagine di Dio, non devi partire da te stesso, dai tuoi bisogni, dalle tue attese, perché ti costruirai sempre un Dio a modo tuo. Devi partire da Gesù, da quello che Lui ha detto e ha fatto, le sue parole e i suoi gesti, soprattutto la sua croce e la sua risurrezione, ci spiegano il vero Dio. Dio nessuno mai l'ha visto. Lui, Gesù, il Figlio, ce lo ha spiegato, rivelato. Buonasera.